You make me feel special. Guardate,
per una volta riesco a essere preciso al secondo, prima volta che succede nella vita. Buongiorno, ciao bei bambini, vedo che anche Minima è già pronta, dai, ammettilo. Fatto colazione. Ciao Lucas. Stavo già dimenticando che abbiamo ancora una vita in chat. Quindi era molto agile a muoversi e a saltare sulla nave e quindi lama volante. Buongiorno Mini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vale, devo fare una cosa importante ancora. La pipì? No, questo. Oh, ma brava. Cioè, è che finora non ti ho mai beccato in live e quindi non sono riuscito a farlo. Potevi lasciarlo stealth. Ma no, ma voglio vedere comparire, no? Giusto. No, come Cura l'ha fatto stealth invece. Io me lo sono trovato nelle notifiche. Eh sì, perché sennò me ne dimentico. Giusto. Allora, Galeone, l'hai già modificato? Sì. Vabbè, ci penseremo in futuro al gamertag. Un giorno. Non l'hai ancora sistemato? No, cioè nel senso devo trovare un nome da. Un nome da mare. Un nome da pirata. Nome da pirata. Considera che tu sei carina e coccolosa, no? Infatti sei anche mini, quindi secondo me può essere un buon indizio. Perché deve rispecchiare un po' le caratteristiche, quindi. Mini bombo? Cos'è? Mini quasso. Mini quasso. Sto vedendo un po' quali sono i. Pure cerca su Google nomi da pirata. Anche, vediamo, nomi da pirata. Sicuramente c'è anche un generatore, così come c'è quello per le navi, e io ho usato tantissimo per farmi trovare qualche spunto. Donne pirata nella storia, attenzione. Comunque per ora stiamo facendo rifornimento, quindi puoi prenderti 2 minuti. Uso Nico Robin, palese. Scusa, però ho portato qualche modifica. Fai pure, tanto non sono il capitano di niente. Oggi nessuno è il capitano. È il mare il nostro capitano. È Minima il capitano. Sì, Valese. No, vabbè, dai, per adesso rimane questo il gamer tag. Perché non so se lo sapete, ma si può modificare una volta sola. Dopodiché, sì. Quindi. Devi pagare. Esatto. Quindi ci devo pensare bene. Ma mi sa che io lo modificai già ai tempi. Quindi. Esatto. Poi male che va, se mai dovessi prenderlo per Steam, userò l'account vecchio, che quello è Minima e basta. Sì. Speriamo che ora che arriva il compleanno fanno una bella offerta. Beh, non spererei troppo. Ma secondo me fanno degli sconti sul gioco che però tu hai già, quindi... Cioè, ah, possibile. Magari fanno su le ship, le navi. È il momento di shoppare una skin. Può essere, può darsi anche quello. Che cosa che io probabilmente farò. Ho finito i fuochi. Va bene. Preparatevi lo spettacolo più bello del mondo. Comunque vabbè, Ball, ci penso io che sei pessimo. Buongiorno Maria. Madonna Maria, sei ancora viva?
Bravo Kura, bravo. Cioè, io mi ero perso. Maria, tu hai questo vizio di farti vedere quando non c'è pronto. Però va bene, cioè insomma, facciamo a meno di proto, vieni tu piuttosto. Come stai? Domanda, mica sentite il statico da provenire dal mio microfono, vero? Direi di no. A posto. A sto giro ho usato il headset che utilizzo anche per le mie live. Wow. Professional? Sì, professional, però in realtà si sentono peggio delle cuffie che ho adesso. Ah. Si sentono peggio nel senso che senti peggio tu o che si sente peggio la tua voce? Sento peggio io. No, sono vagamente più robotiche, che poi era il motivo per cui ho comprato quelle altre nuove. Vieni, bisogna fare un setup qui a modino però. Ma sai cos'è? È che lo farei anche un bel setup. Chi join Ball? Sì. È che mi sta per implodere il PC, mi si sta aprendo, quindi non lo so. Sì, vabbè. Però diciamo che il setup ti rimane. Cioè, se ti si rompe il PC e ne compri un altro, il setup ti rimane. Anche questo è vero. Ma mentre aspettiamo G, vogliamo rischiare un po' il culo? In che modo? Con un puro semplice PvP, col galeone. Però ci manca uno, sarebbe un po' svantaggiati. No, infatti non lo farei mai. Però sarebbe bello. Magari prendiamo un po' di risorse perché al galeone servono. Sì, un galeone senza risorse. Non siamo capitani, non possiamo fare molto. Eccola, Mini. Ah, pensavo fosse ciao. Minima 5145, io glielo faccio ricordare proprio. Che brutta cosa. Pensa che se poi decido di utilizzare quello vecchio devo iniziare effettivamente tutto da capo. Però vabbè, non è un problema. Non mi dispiace iniziare da capo videogiochi. Ma vabbè, poi in particolare questo che per lo più la roba è estetica, quindi non è che ci perdi. L'unica cosa che potresti perdere è se acquisti la tua nave. Però E infatti non acquisterò. Infatti per una serviti i soldi, poi ci pensi. Cosa c'era qua sotto? Ah giusto, questo è il lato della nave che non serve a niente. Giusto per mettere cura in gabbia nel caso. Si può fare? Non so se l'hai mai fatto cura. Sì. Certo. Cioè è un po' inutile in realtà mettere un membro della ciurma lì. Sarebbe più utile metterci quella degli avversari. Sì, sarebbe carino catturarli, però anche lì ci vorrebbe un po' un cooldown, no? Non è che possono stare lì per sempre, perché sennò sì, catturi perché uno, sì. Non lo liberi mai. E poi sai quanta gente ti intrappolerebbe così solo perché gli va. Sì. Cioè, sarebbe un po' tipo tantissimo toxic. Sì. Cioè che già la gente è abbastanza tossica qua quando vuole. Ah, infatti secondo me possono direttamente toglierla la prigione e usano quello spazio per metterci qualcos'altro, I don't know. Guarda come te l'ho fatta bella la nave con la luce del giorno. Sto bene, sì. Tutto rosso e dorato. Un vero galeone spagnolo. Un po' alla volta si sveglieranno tutti. Ah, è vero che il galeone ha tre vele. Non mi sono mai svegliata in questo posto finora, anche perché mi sono svegliata poche volte in Sea of Thieves. Già. Tipo una? No, ma questa è tipo la terza volta ci vado, anche per me è un po' tutto nuovo. È bello sto gioco, mamma mia, è rilassante. Sì. Che non ti menano. Beh, sì, vabbè, ci vuole... perché, cioè, un intervallo. Il bello è che ha tutto. Niente.
Oh, abbiamo gli stessi tempi qua. Io volevo dire, il bello è che sto gioco ha tutto, cioè sia tranquillo che frenetico, quindi hai ogni tipo di gameplay tu voglia. Very nice. Very nice indeed. Dacci il tuo parere, Mini, ti piace la nave? Non lo so, vediamo. È molto molto bella. Ciao! Riesci a vederla Ciao! da là? Stai usando il cannocchiale? No, sto davanti alla nave. Mamma mia, ma quanto è grande! Sì, il galeone è molto più grande del brigantino. È molto molto più grande dello sloop. Ah, decisamente. Tutta rossa e dorata. Poi Molto bella. Poi hai vengo saputo su. che rimettono Flamer Jack con un nuovo aggiornamento che è domani. Ma cosa facciamo? Aspettiamo giù o proviamo a salpare intanto? No, io proverei comunque a salpare. Ha detto che arriva per le 10:30. Sì, appunto, perdiamo un sacco di tempo. Vabbè che mancano 10 minuti, però. Vabbè, ma già il tempo di arrivare, cioè, si è molto lento come gioco, quindi. Sì, allora, ci vogliono le missioni singole, però. Sì, facciamo qualcosa di. Cioè, potrei fare qualcosa di bello, perché proprio il galeone abbiamo una buona potenza di fuoco. Ci sarebbe fare una bella missioncina interessata, anche perché siamo in live. Tipo come Andiamo. ieri. Allora facciamo quello che non abbiamo fatto l'altra volta io e te. Andiamo a caccia della flotta fantasma. Beh, Galeone ma si per può. combattere serve Oran. Cioè, se andiamo a caccia di combattimenti in nave, serve che siamo tutti e quattro. Beh, ce la possiamo fare anche in tre. Ieri, dai, abbiamo fatto il culo a tutti, quasi. Quasi. Vabbè, vediamo che dice il capitano Mini, sottufficiale. No, ma che vuol Capitano dire? Mini. Ma io non posso spendere soldi investiti che non uso, perché me li metti sotto il naso così? Dai, conservate i soldi per il galeone, va là. Eh sì, intanto mi mancano 300.000. Ah, May fate anche a guide your me. hand. A posto. Niente, quella è gara a chi se lo comprava il primo. Ovviamente io, perché nella mia vita io gioco e lavoro, non ho altro. Voi dovete anche studiare. Ah, io devo solo studiare, quindi ho meno di te. Vabbè dai, penso che abbiamo razionato abbastanza questo posto. Vuol dire che abbiamo preso più o meno tutto. Dove si è? Ah, Mini è sotto. Tu dove sei? Ma ci sono i titoli. Bello. No, Ah, proprio delle certo. ossa. Così le persone ti riconosceranno per i tuoi titoli e le tue gesta. Infatti È bellissimo. balla il terrore. Dovrei cambiare il mio titolo. Ce l'ho da una vita, sicuramente adesso ne provo a sbloccare qualcuno in più. Vabbè, intanto vediamo che dobbiamo fare. Facciamo una missione. Direi di sì. Direi facciamo una missione non troppo pesante. Quando arriva Oran invece. No, no, facciamo. No. Possiamo fare una missione sì pesante ma non difficile. Tipo una cacciatori d'oro, ecco. Una classica mappina, insomma, ok. Oppure ci facciamo uno shrine. Come abbiamo fatto ieri, che quelli pagano bene. Si può fare.
Però vediamo se ce l'hanno proprio come missione. O quello forse mi sembra che si trova solo in bottiglia, no? Missioni Mi sa di dello. sì. Si compra. Dai, fammi vedere che missioni ho io nel frattempo, magari. Ah, se volete vi dico le mie. Va bene. No, scherzavo. Ho quelle che Vabbè. costano zero soldi. Sì, si guadagna poco, però pazienza. Dov'è che si... Dov'è la... Sì, è su. Mi devo ambientare ancora nel galeone. L'ho usato talmente poche Certo, ma chi... Bisogna avere degli amici per usarla. E chi ce li ha? volte. Noi adesso. Vero. Ciao. Allora, viaggi. Io ho soltanto una cripta e un bottino alle isole vulcaniche e poi un bottino nelle isole normali, nulla di che. Meglio se fai quello, perché io ho soltanto due cacce alle flotte fantasma. A me non c'ho nemmeno la licenza. La No. compro, costa solo 100. Sì, ma infatti. Beh, io lo metto sul tavolo, poi venite a votare quello che Diciamo... volete. Compri, cioè quando compri più aumenti di livello per un emissario e poi dopo un tot puoi comprare una nuova licenza. Quindi diciamo ogni volta che compri una licenza hai missioni che pagano di più, ma che sono anche più difficili. Capito. Dov'è la cosa degli alloggi del capitano? È su, la cabina è su qua. Lo Ah, so, è bene. disorientante la situazione, però. Però è molto bella qua. Ma poi, a differenza dello sloop, il brigantino e il galeone si possono personalizzare un casino. Puoi cambiare i letti, puoi cambiare i tavoli, puoi cambiare Sì. Ma non è proposto nessuna missione, comunque. tutto. Sì, ce n'è una lì, vedi? A posto. Bene, quindi dobbiamo diventare emissari delle anime. Uno scontro spaventoso, sì. Adesso ricordarsi dov'è che sia. Era qua vicino. Ah, è lì su. Ok, adesso qua. Nave delle anime. Achievement. Ah, Andiamo, guardami Vicky. si fa tutti gli accidenti così. Una nuova pala. Ok, sul timon, il sì, sul timone, certo. Prendi la mano, sta cosa pesa. Sì, mi li in due, tiro su un'ancora un po' pesantino. Vabbè, no, Mini non ci vuole spezzare le unghie. No, 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 no. Ah, niente, sono arrivata tardi. Allora, dobbiamo andare... Ah, ma è la flotta? Ok, È la flotta. va bene, moriremo, va Cannon bene. Cove. Allora, vediamo dove sta Cannon Cove. Ok, qui Ah, dobbiamo è essere... tutta est. No problem, ci siamo di fianco. Dobbiamo essere molto più organizzati. C'è una nave. Non gira Ah, perché è di pesante pirati. Esatto, su. quindi Minnie, dobbiamo essere molto organizzati qua. Ognuno deve avere un ruolo ben preciso perché sennò... Ah, eccola qua, la... sono già qua. Bene, chi stai, cannoni? Ci staremo io e te. Mini, abbiamo visto che guida bene. Guida bene bene. Già. Sto a caricare tutti i cannoni. Che fi, penso che stia pesando un po' di più il galeone sulla mia. Il mio computer, però, molto bello. Oh no. Ok, vedo già una nave fantasma lì, state pronti. Ah, io non Io vedo carico niente. i cannoni. Ok, ora la vedo. Mamma mia. Beh, Vedi? sì. Quindi dobbiamo menare. Sì, quindi sarà un inferno. Ma Io perché qua questo non l'ho mai l'energia dà vinto tanto questo evento, vita? quindi Nessun problema, guarda.
No, per dire Mini quante esperienze sta facendo nei suoi primi giorni. Infatti. Hai visto come sono anche il fuoco? Sì. Come l'hai ottenuto, Russo? L'ho comprato, 130.000. Mi devo avvicinare o allontanare? Prova ad avvicinarti, Alba. Occhio. Au. Mi hanno tolto via dal tiro. No, no. Andiamo a fuoco, credo. Sì, ora stai prendendo acqua perché è così. Sì, sì. Tutto tutto? Ce l'ho ancora anche a destra. Ciao. Tu hai voluto fare questa in tre? Eh sì. Io che sei fatto tutto. Tanto le navi fantasma non sono come quelle degli scheletri. Due o tre colpi lo tiro. Ma allora si riparano? Quelli fantasma non credo. Per quello che incontro con i colpi, quelli degli scheletri invece riparano in continuazione. Comunque poi Mimi, non so se te ne sei accorta, ma nel galleone si nota un po' di più. Cioè, se colpiscono tipo la parte superiore, nella parte superiore non arriva l'acqua, la nave non imbarca. Ah, nice. Quindi tipo ci hanno colpito nella parte di mezzo, ma in realtà non fa nulla perché l'acqua non ci arriva. Quindi ok. Allora io le vele frontali le tiro su così magari non riesce a girare un po' meglio. Sì, perché stiamo girando pianissimo. L'hai già girato tutto il team? Sì. Allora sì, ci serve meno velocità. Quindi sta, non so se vedi, ma ci stiamo dirigendo verso uno scoglio, continuando verso destra, quindi... No, no, lo sto girando, mi sto raddrizzando verso la nave fantasma. Bene, bene. Mini, capitano, su quale fianco andiamo, sinistro o destra? Non so cosa vuol dire, non sono il vostro capitano. Noi dobbiamo sparare, dici tu se vuoi stare alla loro sinistra o alla loro destra. Ah, penso che sto andando verso la loro sinistra. Ha detto G che arriva. Bene. Mini, ma alla sinistra di chi? Che ce l'abbiamo una a destra e una a sinistra. Ma che vuol dire? Ah, io non l'avevo vista! Oddio. Bravo, capitano. È in mezzo, stiamo arrivando in mezzo a quello. No, no, scherzo. Quindi a fuoco incrociato, perfetto. No, andiamo sulla destra di quella che sta a destra. Ok. Allora noi ci mettiamo nei cannoni di sinistra. Pronti a far fuoco? Ciao Giubri, grazie per il follow. Sei venuta a vederci morire male. Non vedo niente. Ok. Non ti preoccupare se non vedi niente, noi spariamo. Ma è un alert bellissimo, Bali. Quello con Stewie? Sì. Scusate, ma... Sì? No, niente. Non ne sto beccando una, stiamo sprecando solo delle gran... Fuoco. È così quando sei scarso, questo ballo. Io scarso, no. No, non ti devo, noi. Tutti scarsi. Yo! Ci serve un buco in questa nave. Dobbiamo imbarcare acqua. Ora abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del vero capitano. Oh cacchio, ma sei il vero capitano. Mini, vai in quello destra. Che non riesco a metterli sotto tiro. Ora non ho capito. Cosa? Che hai detto? Faccio uno anche di là, però è troppo lontano. Ok, ci siamo vicini. Ma dovete rifare la partita o posso... No, abbiamo già messo il galeone. Vai, tipo... Sì? Sì, so come ci si unisce. Davvero? Purtroppo sì. Mini, gira a destra. Ma state facendo guidare i Mini? Certo, è stata bravissima ieri.
Ha scoperto. Sì, però ieri guidavo una barca vagamente più piccola di questa. Vagamente. Quindi che mi sono perso. Per ora niente, abbiamo rifornito la nave e ora stiamo affrontando le navi fantasma. Sì, stiamo prendendo male. Ma non abbiamo visto, c'è ancora una e stiamo perdendo malamente. Non si sta più. Aia! Ma io sto morendo. Io sono morto. Se qualcuno riesce a tirarmi su. Lì. No. Io non riesco. No, beh, ultimamente. Oh no, isola. Stiamo prendendo un tappo d'acqua. Stiamo affondando. E mo? E mo arriva ora a salvare la situazione. Ovviamente. No, non so. Quindi non ti ho tra gli amici dalla. No, no, niente, è finito. Ma. Siamo caduti, niente. Caduti? Ti ho mandato una richiesta. È vero, ho una notifica. Seguo. Fatto. Adesso ho Mini come amica. Ma guarda, hai un'immagine rosa. Incredibile. Allora, è assurdo perché io sono sotto l'acqua, ma non mi sta contando che sto nuotando. Quindi sto affondando insieme alla nave perché sto camminando sulla nave. Ok. Bellissimo. E niente. Questo succede quando si ascolta balla. Abbiamo detto io, non facciamo la nave. Ma loro non hanno capito con chi hanno a che fare. Aspetta che avvio anch'io la live di Balmut, così vedo il vostro punto di vista. Cioè, quello di Balmut. Point of view. Porno. No. Va bene. Ah, e ovviamente da Ball ho la pubblicità. Giusto. Anche giusto, da me, che cazzo vuol dire? Sì. Merda, mi è partita con una pubblicità la live di Balmut. Le mie live partono sempre con la pubblicità. Mi servono money soldi. Grabber. Mi servono i soldi. Guarda, che missione ti va di fare? Riproviamo i fantasmi, che è andata malissimo, o facciamo qualcosa più alla nostra portata? Ma sicuramente prima missione è avviare il gioco per me. Certo. Giusto. Ci sta mettendo gli eoni. G, ogni volta che apri il gioco si becca anche l'achievement. Hai aperto il gioco. Esatto. E anche se l'ho preso già una volta me lo ridanno, perché ogni volta è un'impresa. Ci sono ancora delle navi fantasma, ma chissà se sono sempre le stesse. Sì, probabili. Sì, siamo vicini, saranno sempre quelle. Allora, se non volete più farle, annulliamo la missione, perché sennò poi ci sparano. Ci sparano? Sì. Non so, perché non si sta avviando sto gioco di merda? Beh, intanto ora dobbiamo riprendere fornimenti, quindi. Ma Giubri è ancora lì con te? Certo che è ancora qui con me. Allora è lei quella che ho detto. Sì. L'ho despawnata appena sono arrivato. Ma. Oh, si è avviato. No. Sbagliato. Apertura del diario di bordo. Comunque c'è una cosa secondo me carina che dobbiamo fare, in quanto facciamo veramente 5 minuti, è una fortezza. Volendo. Cioè, è l'unica 4. Roba che possiamo fare. Beh, io mentre aspetto qui faccio fuochi d'artificio. Come so. Ma che fai? Possiamo farmare fortissimo adesso. Ma dove stai prendendo le cose dai barili? Nei barili? Che domanda. Oh, sì. Oh. Ah, sapete, mentre fate i cacchi vostri, dov'è la cosa dei vestiti? Per la scienza, chiedo. No, per acquistare. Io ho indossato. Per acquistare. Ma per acquistare c'è un negozio. Negozio che non mi ricordo come è fatto. Dovrebbe avere il logo di uno stivale, credo. Armaio. E per cambiare fuori da quello stesso negozio c'è tipo un piccolo forziere. No, per cambiarli l'ho scoperto. È qui, Mini, è qui. Dove? Ciao.
È che questo posto è troppo grande, ma che è? Ma perché è così grande? Perché così... Ma perché non si sta avviando il gioco? Ma anche a me ci ha messo un sacco di tempo, sai? Anche a me è rimasto nero per un po'. Comunque domani c'è la giornata. Ma me sta ricercando monete false da 24 minuti. Perché sei un falsario. Oh, hai città. Cappellino rosa! Madonna. Strano rosa. Ah, il mio PG è tutto rosa, preparati. Comunque ora, né domani l'aggiornamento. Che ci devo fare io? No, niente, preparati, devo fare un download, ecco. Lo farò stasera, non è vero? No, perché domani... domattina sicuramente faranno la manutenzione seguita dall'aggiornamento, quindi prima delle 2 probabilmente no. Tu sei al lavoro a quell'ora. Ma domani mattina devo andare in live. Ma non so se io finisco. O sì. Come no? Non lo so. Scherzo, scherzo. E no, io temo che la manutenzione sia proprio domani. Per l'aggiornamento, appunto. Allora, annulliamo sti fantasmi, andiamo in una fortezza, diventiamo emissari. Oh, basta, prendo io. Ma un secondo! Ma stiamo aspettando G, non è che... È la prima volta che vedo il mio personaggio oggi, in questo preciso istante mi è spawnato davanti. No, emissari mititore? Certo sì. Che mietitore. No, comunque lo dico perché, cioè, semplicemente il gioco, come sapete, è lentissimo, quindi se riusciamo ad accelerare un pochino, meglio. Vai, annulla la missione, cura, che tanto io l'ho già votata, quella su. Fai emissario, tanto G entra in qualche modo, in qualche tempo. Tra un po' vado da Microsoft. Ma fra un po' facciamo entrare Giubri, che ci mette meno. Sì, che deve scaricare solo 80 giga. Appunto, ci mette comunque meno di te. È partito il caricamento. Ah. Un altro. Adesso ci vogliono altri 10 minuti. Cioè, io avevo detto ai 32 che stavo arrivando, si è unito... 42. Si è unito. Sto ancora caricando. Vabbè, però almeno siamo più vicini alla vittoria. Ma io dimentico che ci sono delle mappe anche qua ogni tanto nella bacheca. È vero, sarebbe carino intanto farle. Anche perché io sono arrivato in quel punto del gioco che ormai non... Cioè, difficile che gioco per farmare, io gioco per divertirmi. Quello che viene, viene. Ma wow. Sei povero. Eh? Sei povero. Sì, appunto, perché non... Cioè, io quello che volevo avere... Cioè... Ma non è il galeone. Ma sì, perché finora non avevo gente con cui giocarci. Quindi ora si torna a farmare. Per il galeone! Sì, ma si torna a farmare for fun. Certo, ma quello sempre. Io prima farmavi come lavoro? Sì, cioè io ero qua tipo 18 ore al giorno solo per fare soldi. E non hai mai preso il pass? No. Ma a livello 100 ci sarai arrivato? Non mi ricordo. Sta caricando! Oddio, G. Dimmi. Niente, cioè... Io tra qualche giorno compio gli anni, ce la fai ad entrare prima? Sono entrato. Perfetto. L'ho capito. Ho comprato la cosa più appariscente possibile nel negozio. Sì, perfetto. Mi piace. Allora, okay, visto che dobbiamo fare il mietitore, mi vesto come un mietitore, insomma. Perché no, c'è anche una sirena? Mi sa che per te sei spawnato da qualche parte. Sono spawnato sull'isola normalmente. Il fatto è che il vestito da mietitore io penso sia uno dei vestiti peggiori dell'universo, perché è enorme. Lo vedi, cura? Sì, la vedo. Però non ha il fumo. Ma comunque, sta andando via? Sì. Ah, perché sta partendo? Eccolo! State andando via, io sono ancora a fare compito. Niente, niente. Il mare non aspetta nessuno. Ma perché siete partiti? Ecco perché c'era la sirena. Ora, allora, dove sei? Sei riuscito a salire? No, ecco, ho preso la sirena. Prova a nuotarci dietro. Sto io al timone finché non arriva Min, forse meglio, no? Sì. Ciao! Anche sempre. Eccolo. Ciao! Anche sempre, no? Tu sei bravo.
Tu sei brava, capito Mini? Sì, brava. Ce la posso fare. Ma non Oran, è Oran come non è nella realtà, c'è troppa barba. Certo. Cioè quello che è nella realtà nei capelli l'hai messo sulla faccia qua. Esatto. L'ho cambiato. Da cambiarmi una roba. Tu hai lasciato il timone mentre ti schiantavi? Cioè, il dritto adesso lo sfondo. Guarda lì, siamo dritto nell'arco. Perché lo sto raggiungendo io. Siamo dritto nell'arco. Ma che cos'è questa roba? Cosa cosa? Camicia delle ossa maledette. Perché? Perché sei fortissimo? Certo che sono fortissimo, è ovvio che sono fortissimo. Mi angolate le vele verso... Ok, no. Adesso sono povera, arrivo. No, sto cambiando. No, non è andata di giù. Aspettate la sua privacy. Ma lei è ancora sull'isola? Sì, esatto, io sto raggiungendo adesso la sirena. Lasciata là. Oh, Giucas, non inizia, che non ho tempo di leggere tutti i papiri che generi. Mamma mia, decisi imprecisi. Comincia ad andare verso est. Sì, vai ad est. Andiamo verso est. Evitando. Comunque, ovviamente ti stai chiedendo My Summer Car. Sì, ovvio, mi chiedono sempre My Summer Car. Perché è bellissimo come gioco, però... Ogni volta che avvio la perché macchina, non lo porti? Perché l'ho già portato un sacco di volte e ogni volta che avviavo la macchina in qualche modo esplodeva. Cioè dopo un po' ho perso le speranze. Penso sia quello che piace a tutti. Sì, probabile. Comunque se l'hai già portato un sacco di volte basta ragazzi, non fate in questo. Seguite. Sono io lo streamer, decido io cosa porto allora. Ecco, diglielo! Adesso mi schianto contro l'usa. Che drizzo. Ho sbagliato. No, dai, ce la fai. Eccola lì, la fortezza, è là. Comunque 8 cannoni sono vedo veramente un botto. Vero? Questi cannoni, sì. Sono di Wild Rose, mi sembra. Ma io ho detto 8 cannoni sono veramente un botto. Ah, 8 cannoni, ho capito i tuoi cannoni. I tuoi cannoni sono sempre belli. Me ne dai un po'? La fortezza... Ok, là davanti. Ma? Comunque io metto in ordine le palle qua. Bravo, bravo. Grazie. Ma sono, guarda, sono stato declassato. Se le vuoi tenere in ordine, di solito basta un paio di mutande non troppo strette. Beh, comunque guarda, il cannoniere in realtà è un grado abbastanza alto. Io non sono un cannoniere, io sono un cannato. Ho capito. Ciao Bando, senza luck. Bastardo. Mi scuso sinceramente se i miei messaggi hanno creato disagio o fastidio. Non era assolutamente mia intenzione disturbare o irritare. Rispetto alla tua richiesta smetterò immediatamente di utilizzare l'intelligenza artificiale per generare messaggi. Grazie per la comprensione, ti auguro il meglio per il tuo canale e le tue future trasmissioni. Guardali saluti, il tuo nome. Oh, sto succedendo. Niente, è Giucas che... Cosa c'è? Light Never Dies, che è Giucas. Che genera cose. Giucas è proprio un Giucas. Ma Mini! E poi noi lo conosciamo come Giucas perché rosa. L'abbiamo conosciuto in GTA 5 e si chiamava Giucas Casella e da lì lui è sempre rimasto Giucas. Nessuno sa il suo nome. Ed è tipo 5, 6, 7 anni che lo conosciamo. Era un cappello. Non cominciare a rallentare. Ma abbiamo il vento dall'altra parte. Vabbè, ma tanto siamo arrivati. Comunque non vale Mini, è già più bella di me. Ma vabbè. Ma sai quanto ho speso? Ho speso 100.000 soldi su vestiti. Ma sulle vele, ragazzuoli. Anch'io. Le vele! Non so dove sono. Troppo grande. No, questa è l'angolazione. Ci sparano! Non se tiro fuori la mia spada. Sparerò tutte le palle di cannone, tranquilli. Con la spada? Sì. Ok. Perché se tengo premuto il tasto di parata, paro.
non opinabile. Questa ci prende. No, non ti ha preso perché c'era Oran che vi proteggeva. Che sto ancora vedendo gli stormtroopers tipo. Guarda lì, che cazzo sparano? Sì, okay. Hanno preso lezioni nella stessa scuola. In realtà volevo dire, non è che stanno sparando male, sono io che devio tutti i colpi. Ah, certo. La mia potenza è immisurabile. Ci siamo. Hanno smesso di sparare perché gliel'ho detto io. Sì. Basta sparare, combattiamo. Un colpo, un morto. Un colpo, un altro morto. Bene, bene. No, ho preso il muretto. Che ci siamo, potete... Se riesci a virare leggermente contro il muro. Il capitano di un'altra nave in mare. Dove? Io. Ah. Ah, ho una benda per l'occhio. Ma che manca? Del quinto anniversario. Ah. L'ho dato anche a me ieri. Ma Balmut, ma quante cazzo di pubblicità hai sul tuo canale? Ma sai che me lo dicono in tanti, ma in realtà... Ma anche tu, G, te, non so perché, ma sei quello che ce n'è di più, secondo me. Ma perché io sono fantastico, non è vero. No, ma penso che sia veramente così, cioè nel senso che hai un botto di follower. Ma perché sono fantastico? Il fatto è che le pubblicità sono accumulative. Sì, nel senso che dovrebbe esserci una ogni ora. Però se ad esempio per 3 ore non ti arriva la pubblicità, allora un giorno ti arriveranno 3 pubblicità di seguito. Wow. Quindi tutti quelli che hanno, mi dicono da me, oh, 8, 9, 10, 12 pubblicità, vuol dire che non mi guardano da 12 giorni. Hai veramente detto una pubblicità allora? Me ti vedo sempre. Diciamo la media è quella. Davvero? Perché io ce ne ho tipo 2 ogni 15 minuti. Ma così è troppo, dai. Sì, no, infatti li devo diminuire un pochino. Direi. La presenza di Jubri mi sta rendendo più forte. Romano. Comunque no, devo decisamente parcheggiare meglio sta bestia perché così è scomodissimo. Non ho ancora mancato un colpo e poi ho deviato tutte le palle di cannone. Ah, contro i fantasmi usa la pistola che mi ammazza un colpo. No, no, contro i fantasmi si fa così. Si corre perché sto a 1 di vita. Appena l'ho detto ho mancato ben 3 colpi. Bene, bene. Sta aperto. Fanculo. Non ho più proiettili. Sacchetto di munizioni, sì. Qualcuno ha trovato la chiave, certo che no. Ma io? Hai rotto le scale? Wake up! Waio! Ando sta? Non muore? Mini ha già trovato il capitano. No, l'ha ucciso a posto. Mi sa che non era il capitano. Perché la nave va avanti qui? Ma smettete di non mettere il... Poi cura, vieni a locare. Ma guarda lì, voglio... Ma cura, stai andando indietro. Lo so, perché quando metto tutto a destra quella va indietro, però almeno la metto con l'arpione sul... Cura, hai un nome fighissimo comunque da me. Ti chiami Silver Tongue. Bello. Lingua d'arpione. Quello che avevi tu l'altro giorno, mi sembra. Ok, ho messo anche l'ancora. Per ognuno è diverso, io ero piccolo Ned per me. Piccolo Ned. Ah vabbè, in realtà ci vediamo tutti uguali una volta che la partita si avvia, abbiamo se sono... ma anche io mi vedo sempre... Ma io vi ho mantenuto i nomi originali perché sennò non vi riconosco. Sì, perché così sulla tua live si vede minimo a 5 o 3. Esatto. Ma stai violando la mia privacy, come ti permetti? Ma si combatte e basta oppure ci saranno anche i tesori? Ci sono anche i tesori. Mini, ma scusa, ma che live hai guardato fino e ad poi adesso? Comunque se guardi in giro qualcosa si trova. Prova a aprire i cassettini. Ma posso dormire così recupero vita? Sì. Metti mezz'ora, ma sì. Ma dormo... È fatto proprio bene. Dormo nel forte nemico. Vedi, io sto per morire accanto a te mentre tu dormi.
Fai morire Mini, scusami, cosa vuol dire che devi morire tu accanto a lei? Ho sbagliato a mirare. Ho sbagliato! Ho finito i colpi! Non ho cibo, non ho cibo. Ne abbiamo sparati tu? Adesso no, ma continuano ad arrivare, non ti preoccupare. Ti senti sola? Continueranno a tormentarci. No! Manca la punta. Aia, perché? Ma che fatti cazzi tuoi? Presto Mini, digli di no. Non possono toccarti senza il tuo consenso. Ne ho ucciso uno. C'era uno che si era messo ai cannoni. Wow, why? È perché così spara coi cannoni. Wow! Avete ucciso? Abbiamo vinto. È arrivato il capitano, sono morto! Mi hanno crivellato di colpi! Oh no, salvatelo! Vabbè. Sto arrivando ora! Presto, qualcuno! Bello quel colpo che ne ha ammazzati due, chi è stato? Bravo. Io penso anche ora, nello stesso tempo. Quindi non era un colpo. Erano due colpi molto veloci. Il capitano mi sta menando forte. Aiuto, mamma. Dove sei? Mamma. Sono un pirata da manco un giorno, per favore. Ho trovato la chiave. Bello che si era lanciato per colpirmi. Contro per portarmi giù. Occhio, ve lo dico. Sto per fare una cosa brutta. Dov'è? Aia! Hai ucciso tutti? Ho ucciso anche me stesso. Sto qui sotto. Siamo tutti morti. Siamo tutti morti. Siamo tutti morti. Tranne allora. Vediamo, ci vediamo dal traghettatore. È stato divertente, però dai. Mi diverto sempre quando muoio. Niente, niente pozzi. Oh, che colore è? Non c'è, boh. A me non lo so prendere. Neanche a me. Penso che il suicidio neanche non sia ammesso. Ok. Ma non dovrebbe contare come suicidio, esploso un barile. Perché a me ora hai esploso tu? È ritornata bianca a me la luce adesso. Non è più rossa. È perché si è morta di nuovo. Perché sento suono d'acqua? La nave non può essere affondata. No, infatti, perché siamo dentro la stiva. C'è della stiva in acqua, non ho controllato. C'è della stiva in acqua. C'è della stiva in acqua. Giusto. Citti il cura Yami. Perché... Ok, cura. L'ho detto veramente. Sì. Yami è la volpe. Hai ragione. Ah, mi sento un po' doppia, sai? Anche io mi sento un po' doppia. Oddio, non è colpa mia, vero? Tu mi senti doppia? Io no. E allora è colpa tua. Ah, fottiti! Ma tu! No, tu! Avete già aperto giù? No, sto andando io. Allora, prendete quelli di sopra, intanto io vado giù. Ah, c'è un forziere anche qui. Come c'è arrivato qui? Gliel'hanno portato, lo so. Venite via a prendere questo, che io la chiave non riesco. Quello lì lo stavo portando io giù prima che tu mi uccidessi. Che bravo capitano che uccide il suo ciurma. No, non c'è capitano oggi, è minimo il capitano. È minimo il capitano. No! Sì, signor capitano! Dove lo porto? Sotto? La nave? Oddio. Che sono tutti questi achievement, lo schermo è pieno di roba. Pieno di cose. Oh. Ma quanto sarebbe stato bello se fossero stati così i nostri primi giorni da pirata, eh? Vero? Sta facendo cose assurde. Sarebbe stato un gioco bello. Beh, lo era lo stesso in teoria, però. Sì, ma noi sì, ma non c'era un cazzo da fare. L'unico modo per arricchirsi era aspettare che un giocatore facesse le missioni e poi trucidarlo. Cosa che in effetti capitava spesso a me, io mi facevo le mie missioncine e poi puntualmente mi ho ammazzato. Tu eri la persona bullizzata.
Esatto. È questo che sono diventato più bravo di tutti voi. Non succede molto meno. A me fa piacere che succeda molto meno. Quindi tu alla fine io raccolgo la roba. Va bene. Ma chi è che mi ruba le cose da sotto il naso? chi è il vero pirata adesso? Da domani. No, ok. Da domani non servirà più l'assistente all'arpione. Eh sì. Che bello. Decisamente. Che vuol dire da domani non servirà più l'assistente? Con l'aggiornamento di domani, quando tu agganci qualcosa sull'arpione, il tesoro ti viene automaticamente depositato dietro di te. Non vorrei dire. Non vorrei dire, ma me lo sta facendo adesso, quello che avete appena detto. No, è solo è cura che lo sta prendendo. Ah, dove cacchio sei? Ma scusa, ma perché dovrebbero togliere del gameplay con gli aggiornamenti? Ma perché se sei da solo è scomodo, ci metti una vita. Poi con l'ultimo deve essere là. Ok. Questo sì. Così a volo. Qui dentro sembra vuoto, Capitano Mini. Non è vero, guarda bene qua. Non è vero, c'è un altro. Diciamo adesso che il gioco... sembra vuoto, Capitano Mini. Non fare come cura, che è quello che non luccica non lo vede. Ma quello io l'ho detto io. Ma glielo ho detto anch'io. Facciamo un'altra fortezza, dai. Sì. Non vedo niente. È notte. È normale, è normale. Ce la faccio? Ce la faccio. Dammi l'onda? Mi serve un'onda giusta. Allora, un'altra fortezza, molto lontana, sta vedo sull'ovest. Vedo la mappa muoversi. Dai, sono io. Non l'ho fatto. Però è bellissimo. Vediamo se ce n'è una un po' più vicina, se no dobbiamo andare a sud-ovest. Grazie. No. Dove mettiamo i tesori? Ma lasciali lì. Ma abbiamo dell'acqua. Abbiamo dell'acqua. Vabbè, perché piove. Sì. Certo. Vabbè, perché per quando abbiamo sete. Ma scusa, ma dove sono tutti i forzieri? Tutti in acqua. Ah. Ma scusa, così poco? Ti diverti? Dici? No, dicevo. L'avete preso quelli? Quelli non luccicanti anche, sì? Ci sono? Sì, sì, abbiamo preso... controllato. Ma mi sembrano pochissimi per aver fatto tutte e due le stanze della fortezza. Magari di solito quando sono meno è perché valgono di più. Proprio. Dici? Di solito? Non mi pare. Perché abbiamo meno roba sbrilluccicosa. I forzieri del tesoro con dentro la roba... Bisogna tipo svuotarli prima di venderli. Sì. Perché sennò vendi solo il forziere e perdi quello che c'è dentro, mi sa. Cosa che ieri l'ho fatto. Non te lo fa vendere il forziere da solo. Ah, okay, allora no. Cioè, il forziere pieno non lo vende. No, devi vendergli tutto quello che c'è dentro, poi dopo vendi il forziere vuoto. Che non te lo paga niente, però sono sempre soldi, no? Piuttosto che buttarlo. No, ma infatti meglio venderlo. Ma perché lo state mettendo così di lungo tutta la roba? Io non lo so. Ma sì, vediamo le cose diverse, no? Vediamo cosa abbiamo cosa. Cosa abbiamo cosa? Cosa abbiamo cosa? Quanti teschi. È molto più carino. Ma ci stanno sparando? No, è Val. È Val che si autospara. Si autospara? Beh, effettivamente non è così falso. È fuochi d'artificio. Dove andiamo? Sì, come all'altra fortezza. Avrei detto sud-ovest, mi sembra. Sud-ovest, sì. Sud-ovest. Che è un bel palo. Comunque ti avevo dato una caraffa decorata, cura. Vabbè. Te l'avevo messa vicino alla mappa, te l'ho tolto. Ah, non l'avevo vista. Comunque sì, Mini, tutto a sud-ovest. Let's go. Ma... a tutto sud-ovest. Le stavi rispondendo o stavi facendo un'affermazione? Perché io Mini non l'ho sentito. Che vuol dire? Ah, mi stava rispondendo. Ah sì? Non ti ho mica sentito a far domanda. Aiuto. Perché? Spegniamo le lanterne. Perché la bussola è impazzita? Perché è già la pioggia. Ah, che schifo. Quindi dobbiamo... Io dove stai andando? Farci da soli. Stai andando bene. Sì, sto andando bene perché ho memorizzato la bussola come bravi navigatori. Adesso stai andando troppo a sud, vai un po' più sì, a destra. È pesante la da. Tu sei pesante. Ho detto vai più a destra. Quindi sai che in game c'è la stella polare che indica veramente il nord?
Ma veramente? Sì. Madonna, mi stupisco ogni volta di più. Ci sono tutte le fighi. Basta, dritto, dritto, basta, oh, dritto, dritto, oh. Adesso dovrei essere dritto. No, niente, volendo potresti veramente navigare come veri pirati. Dirti così a tutta birra. E cosa? Dobbiamo vedere, dobbiamo imparare come si studia il vento, capire dove è. Ma penso che sia randomico. No, secondo me penso basti guardare le onde, tipo adesso le onde stanno andando verso sinistra. Ma puoi guardare proprio il vento diretto. Sì, appunto, una volta non c'era neanche, io dovevo affidarmi alla bandierina e basta. Ah, perché ci sono le scie di vento. Sì, e adesso hanno aggiunto le scie di vento. Una volta non c'era. Adesso sta da anni comunque. Sono tipo 10 anni che ci sono le linee di vento. Io c'ero prima delle linee di vento. Minchia, hai programmato il gioco, figa. No, beh, però c'ero dal day one, quindi... E all'inizio non c'era tutta sta robina bella e comoda. Cioè tu dovevi alzare effettivamente lo sguardo, guardare la bandierina da che parte tirava e ti basavi su quella. Era più realistico, sotto un certo punto. Meno comodo, ma più realistico. Mini attenta. Cosa c'è? Niente, ho detto attento. È che non vedo. Vado sull'albero. Uno sull'albero ci vuole sempre. Fa la scimmia. Sorvole se siamo inclinati. Ci sei Max Biaggi, Mini? Ho girato tutte le vele. Non è colpa mia. Non è mio. Derapata. Ok, procediamo a sud-ovest e drittissimi. Davanti a noi abbiamo un'isola. Mi raccomando, evitatela. Mi raccomando. Ci stai proprio davanti, Mini. Vabbè, la vedi con le vele. La vedo. E nell'orizzonte sorbia, quindi attenzione. Allora, se prima non vedevo niente, adesso vedo una bella lanterna, bellissima, però mi copre un po' la visuale. Vieni, ti sta avvicinando la scoglia pericolosamente. No, troppo Mini, troppo. No, evitato. In giro. Prosegui dritto, appena puoi. Comunque, Balmut, da me ti chiami Osgar Lameda, il terrore. Giusto. Che poi mi fa troppo quello di MotoGP, no? Guido Meda. Tipo... Esatto. Invece Mini si chiama Isidro il commerciante. Naufrago delle ossa maledette. Invece Cura, che sta sull'albero, si chiama Silver Tongue e basta. Lingua d'argento. E perché ti chiamano così, Cura, eh? Questo lo ci può dire. Perché ha la lingua troppo rigida e sembra fredda. Non c'è gusto. E comunque non si poteva dire, ma... Ah, e poi il distruttore dei dannati. Ecco. Però penso di avere qualche titolo da capitano. C'è della roba in mare! Cazzo! La roba in mare! Ma troppo lontano. Ma mi sono buttato giù la... Io. Serviva? Sì, così prendiamo la roba. Sì, oh, ma vabbè, sono tutti... Barili, no, sono... e c'è... Ah no, ci sono tre... Teschio. C'è un teschio e un forziere. Magari rimango sulla nave. Sì, ma i forzieri sono... sono tutti di spezie del cazzo. Sì, no, sì. Ce n'è anche un forziere del capitano e... le spezie e comunque pagano 1000 di solito, Ma le spezie sono bellissime. Vabbè, però diciamo che il tempo è denaro. Il tempo è più importante del denaro, quindi non perdiamo tempo per quel poco denaro. Chiaro, no? Ma questo si sta improvvisando un po' troppo il capitano, Balk, secondo me. Nessuno prende l'iniziativa, poi dopo c'è il caos. Abbiamo preso l'iniziativa di prendere la roba. Io voto dov'è? Il Kurayami, voto a favore per chiuderlo. No, sto mettendo l'ancora. Basta, basta. Ci siete tutti? No. Ancora Oscar. Neanche io. Ma vuoi prendere anche il resto? Voglio prendere almeno l'altro forziere. È rimaste le spezie. Sì, c'è andato G tanto. Ok. Ma intanto piano piano tirate su. No, io l'ho già tirata tutto. Manca giusto uno scattino. Appena manca lo scattino. Esatto. Comunque è cassa di tè nero.
Mi piace il tè nero, abbiamo fatto bene a fare questa fermata. Buono, buono. Anche se preferisco il tè verde. Siamo inclinati. Per il vento. Balle, invece di guardare il nulla, guarda... Va bene, mangia, ci sta, va bene. Sì, sì, ma il bello è che sta, ma cosa stai mangiando? Burro d'arachidi a cucchiaiate? Ma sei impazzito? E ho perso 2 kg in 2 giorni. Non è possibile. Ma che vuol dire? Hai mangiato solo burro d'arachidi? Più o meno. Ha fatto la fotosintesi. Negli ultimi 2 giorni ho mangiato solo pancetta e burro d'arachidi, ho perso 2 kg. Possiamo partire? Sì. Ieri, tra l'altro, io a lavoro ho portato 2 pacchetti di croccantelle e una busta di patatine enorme. E mi ha insultato. Ale mi ha insultato fortissimo. Perché? Perché lui è a dieta. Ah, a parte quello, ma poi tipo mi fa... Cioè, è stata bella la scena perché fa... Tu per cena cos'hai oggi? E faccio... Patatine. E fa... Sei un fallimento come essere umano. Ma... Inizia a prepararti la roba, bastardo. Che ha ragione, però non ci voglio. Nave alla nostra destra, sinistra. Sinistra. Ma forse di... È proprio una nave. No, è di bot. Sì. Ma come lo vado a capire? Ma che cacchio? Sì, è di bot. Da... È perché è tutta rovinata e ha delle cose cosmetiche che noi non possiamo avere. Esatto. Ti avviciniamo? No. E di notte lo capisci più o meno dalle luci, anche. Le luci sono, sono verdi e azzurri. E poi nella polena c'ha uno scheletro di megalodonte, credo. Ma quello lo possiamo avere anche noi, mi sa. Quello sì. Però diciamo. Quindi quello non è proprio l'indizio migliore per capire che attenta. Vabbè, all'isola, Mini! Ah, l'ho evitata. No, c'era un'altra davanti. Ah. Ma è quella dove stiamo. Dove stiamo andando? Alla fortezza. Ah, un'altra fortezza. L'hai già puntata? Sì. In teoria sì, dovrebbe essere dritti così. The One Piece! Sì, è quello davanti. Esuio! Che era? Era uno sparo. Che era? Ma che era? Proveniente da un'isola, credo, ma non ho capito quale. Ah, da questa qua di fianco, sicuramente. Ma non vedo... Non vedo canne. No, un cannone c'è. Eh sì, esatto, è quello che ci spara. Ah, ok, allora posso. Comunque devi andare verso nord-ovest adesso. Evitando però la laguna dei sussurri. Non so cosa cazzo sia, però la evitiamo sicuro. Allora. È l'isola davanti a te adesso, in questo momento è proprio davanti a te. Esatto, adesso se non tiri dritto ci sbatti contro. Adesso la stai evitando. E uffa, figli, è tutto evitando. Ok. Ma dai, Guido Meda! La bagnarola. Guardano Guido Meda, il terrore. Io non mi ricordo che onorificenza ho attivato. Avvicinati. Dimmi, Mini. No, la fortezza... Voglio vedere. Sei il devoto della fiamma. Yes. Ah, no, a sinistra, giù. Scusa. La fortezza è... Hai detto destra, ma avevo capito che era sinistra. Ok, bravo. Che bello essere storti. Vedi perché sei il capitano. Ma io ho il secchio delle taglie del coniglio. Forza. Ma? Secchio particolare? Che ne vuoi capire? Ma voi sentite il tamburo da qui? Ho il cannocchiale dei dannati, che bello! Ma wow! Guarda il fantasma! Guarda! Ce l'ho anch'io, sono io, sono uno sbloccato. Sono sull'albero. Sto arrivando. Silver Tongue. Sì, anche a me serve un nome da pirata comunque. Minimo. Ah, non lo posso usare.
Molto bello, molto bello. Mini terrore. Sai che in realtà ci avevo pensato tipo min terrore come ben terrore, però min. Reven terrore. Se non stavo pensando prima a. Siccome c'è una yokai giapponese che si chiama Umi Bozu. Sì. Ho pensato qualcosa con Umi, o tipo. O Bozu. O Umini Bozu, però ha detto pure che forse è troppo lungo. Chiamati Wake Up Wayu. Wake Up Wayu. Ciao Kuna. No, non fate pazzie. Andrà tutto bene. Vengo da te. Beh, io per prendere l'acqua in mare mi sono buttato dall'albero e stato bellissimo. Zoppico. Non è la fortezza. No, quello non è. È ora di cambiarti i piedi come me. Io se non ci avete fatto caso, ma ho Ovest. Una gamba di legno. Sei fortissimo. Sì. Oppure sei scarso perché sei stato mangiato, invece noi no. Ma ho fatto come cura, mi sono buttato giù dall'albero, maestro. Musica, maestro! Ecco, vedo terra. Punta no, nostro così dritto. No, troppo. No. Stiamo andando alla fortezza. Del cane di mare. Mini, te lo dico io, vai a destra. No, ora è troppo tardi per andare a destra. Continua dritto. Aspetta un attimo. Gira l'isola e vai a destra. Ora puoi girare a destra, vai. Tirate sulle vele intanto, magari. No, è lontanissimo. Che cazzo tiriamo sulle vele? Una delle vele deve essere. Ah, invece questa. Sì. Perché secondo me. Se no, per l'inerzia non ce la facciamo. Ma cacciamo giù l'ancora e vedi che l'inerzia si sta zitto. Ma se i due non la vogliono mai mettere l'ancora. No, l'ancora perdi un sacco di tempo. Proteggerò la nave come prima. Cioè, è come quando guidi un'automobile, freni lentamente, non è che metti il freno a mano. Esatto. Come no. Però. Oddio, io ieri l'ho fatto perché ho visto un mio ex collega per la strada e l'ho visto all'ultimo secondo, quindi freno a mano, mi sono parcheggiato in testa a coro, però vabbè. Capita sparano. Una volta ogni tanto. Non vi preoccupate, la nave è al sicuro con Oran a bordo. Sì, ma sparano. Ma non ci colpiscono perché Oran li devia tutti. Quindi mi sa che l'ingresso è quello a destra, vedi? C'è una luce sulla destra. Ci hanno colpiti! Ora di salto un secondo! Ci troviamo. Non sono affidabile. Ora ci andiamo a schiantare contro il forte, non vi preoccupate. Andiamo. Non sapranno cosa li ha colpiti. Ma che bravo il mio cane. Non l'ho colpito! Dove state andando, amici? Mini. La fortezza è dietro di noi. Mini è opinabile. Mini è opinabile. Volevo parcheggiarmi bello bello a fianco. Ma bello bello a fianco, noi non ci abbiamo il. Le ruote. Che... su un'ancora? No. Ok, allora aspetta. No, ne ho ucciso uno. Mi sa che gli è passato sotto il mento quel colpo. Merda, io vado, addio. Ma no, mi sto parcheggiando. E parcheggia pure, che cazzo vuol dire? Tu non hai mai fatto scendere una persona prima di parcheggiarti? No. Perché magari c'era il muretto e non poteva scendere, quindi scende prima. Ma Bal, perché stai perdendo tempo? No, stavo aspettando Mini, volevo regalargli una banana cotta. Guarda, dimmi se non voglio sapere. Non voglio sapere perché volevi regalare una banana cotta a Mini. Però okay. Ora stai girando. Sì. Ora sbattiamo. Va. Qualcuno andiamo può venire facendo. Sulla fortezza con me, per esempio. Ecco. Dove sei? Mentre Mini fa i suoi sporchi comodi. No, io sono sceso. Ora ho lasciato tutto in mano a cura. Pessimo mosso. Va, ho finito. Riparo un attimo la nave che nessuno si è curato di riparare e ci sono. Bene. Controllo allora, sulla mappa che non ci sia il nessuno. Il trigger che serve a mirare a me è un po' rotto, quindi non riesco a mirare bene. Ma si puoi fare il quick shot. Tanto una volta che ma voglio mirare. Fai i 360 no scope, Mini.
Oddio, era il cane, che incubo, mi sono cagata su. Ti ho protetto, ti ho potere. Il commerciante. Mi hai portratto. Hai mai pegrenent? Ma qui c'è qualcosa. C'è cura. Eh? Ciao cura. Ma è pieno di morti. Chiamate la polizia. Call an ambulance. Enough me. Attento Oscar Lameda dietro di te. Che saresti tu, Bal? Esatto. Attento Guido Meda. Per tutti avrò Guido Meda. Abbiamo finito? Ma no. Là. Ma ti pare? Ah no, niente, scusa. Non lo dico mai più. Cioè, questo qua è appena arrivato e già vuole finire, capito? Ho trovato. Cos'hai trovato? La chiave della fortezza. Ho trovato, che faccio, Jazz? Ma va. Stavo offrendo una noce di cocco a un fantasma. Opinabile. Invece che in questo gioco queste cose hanno senso. Ti ho protetto, Balmut. Volevo dire, sì. Guido Meda. Sento rumore di spada. Ah. Sento rumore di morte. Sto morendo. Ah, aia, aia. No, no, mi mangia. Mi ti avvicinare? Madonna. Vivi, no. Tranquilla, Mini, ti proteggo io. Fino all'ultimo proiettile. Ma perché fa notte ogni volta che veniamo qua a sti porti? È perché viaggiamo di giorno. E perché i fantasmi a fare di. Non è vero. Con le scarpe tutte rotte. Tu vieni di giorno, qua è difficile che trovi i fantasmi. Non è vero, l'abbiamo fatto live. Era giorno. Ma perché probabilmente erano già spawnati. Se tu arrivi che sono già lì è un conto. Ma se tu arrivi che non ci sono ancora, sono un po'. Aspettano che incomincia a far buio. No, no, le munizioni. Per il fatto che non è vero. Ma sì. Ah, è... No, non è vero. Dove sono le munizioni? Posto per terra. Ad ogni piano c'è il sacchettino, c'è la. Sì, l'ho trovato. Guarda, Mini, qua, dove sono io? Qua, Mini. No, l'ho trovato! L'ho trovato! Allora prendo io questo. Culo. Oddio. Ah, mamma. Ma scusa, ma perché stavi scendendo le scale con loro? Sono un impostore. Mini sus, l'ho vista avventare. Ora. Non riusciamo a come vedere, allora. Pazzesco. Siamo in tre. Siamo scarsi. Siamo in quattro, è diverso. Tre e mezzo, dai. Allora. Con più mezzo. Ah, ok. E poi io ok. È arrivato il capitano. Dov'è? Ma vedi che sì. La musica è diventata l'inquisizione spagnola, vuol dire che c'è il capitano. Cosa stanno a fare esplodere il forte? Non sono stato io sto giro. Qualcuno mi aiuti? Dove sei, Vini? Non lo so, ecco. Ciao. Io Ballo lo lascerei morire, guarda. Ma non sono stato io sto giro. Riguardati la live. Eccomi. Ero appena arrivato. Il capitano. E niente. Ma il capitano sei tu, Mini, perché parli di te in terza persona? Ah, intendevo il capitano dei fantasmi. Ah, ecco, allora va bene. Dove cavolo è finito? Bigliacco. Si nasconde il pezzettino di sterco. Era qui sopra! È qui!
Andiamo. Arrivo. Compare, arrivo. Ah, yo. Dov'è? Ah, è dietro di lei. Oh no, mi hanno suonato il citofono. È morto. Ok, sono al sicuro, vero? Ora vado a rispondere al citofono. Vai, vai. Ma non sei al sicuro. Non con noi. Rieccomi. Ciao Amazon. No, 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 mia sorella. No, tua sorella si porta le chiavi la prossima volta, glielo detto. Glielo dico sempre. E ridiglielo. La prossima volta la lasci fuori, diglielo. Non ti sto sentendo dirglielo. È ancora niente. Ma adesso state raccogliendo più. State no, Erika, sono in live. State raccogliendo i forzieri. Ma dove? Certo che stiamo raccogliendo i forzieri, siamo qui a posto. Dove sono? La voglio prendere anch'io. Ciao. C'è qualcosa in acqua? Sì. No, sì, ma è vuota, l'ho buttata io. Ma come? Una gemma vuota? Una gemma? È una gemma? Sì. Eh? La gemma è una gemma. No, pensavo fosse una cassa vuota che ho buttato io prima. Merda, raga, che bello essere tornati su Sea of Thieves. E non essere poverissimi. E non essere poverissimi. Avere finalmente uno scopo, essere dei pirati degni di questo nome. Cioè che in realtà più che pirati siamo un pochino dei vichinghi, perché andiamo invece che le chiese assaltiamo i templi. Le fortezze. No, Oran, cioè questo evento che se se riesci a farlo ti paga tantissimo, del tipo 600.000-700.000. Sì. Sì, però è un botto difficile da fare, ma sarebbe bellissimo da provare. Allora dobbiamo trovarci una nave degli scheletri e trovare il teschio. No. O comprarlo. Il teschio si può comprare. Io prendo posto. Come? Ok, c'è tutto. Mi sono trovato un arpione nel culo qua. Buono. Sì, buono l'arpione nel culo. Sì, ha tutto. Un bel fetish. Quindi spawna solo in sta stanza il tesoro? Sì. Sì, in due posti, sopra e sotto. Sopra e sotto, capito, Nini? Vai a scendere sopra e sotto. Allora, facciamo la terza e arriviamo a livello 5 e cominciamo a vendere. Allora, secondo me meglio non rischiare, l'avamposto è qua di fianco, quindi... Ma dobbiamo andare da... Ma non dobbiamo andare all'avamposto! Ah, è vero che abbiamo fatto i mietitori, sì. Scarso! Eccolo qua. Vi dico solo che ho per mezzogiorno, poi devo andare a mangiare. Ok, va bene. Quindi abbiamo mezzogiorno, andiamo a vendere. Sì, solo che c'è uno con la bandiera del PvP. Dove? Oh no, evitiamolo come la peste, dai! Ma sta andando verso il Reaper. Ah sì, stanno andando a vendere il forziere. Evitiamolo come la peste. È il forziere. No, no, no. Andiamo, noi siamo più grossi. Bandiera del PvP. Ah sì, c'è quell'altro, sì. Vabbè, ma noi siamo più grossi, siamo in 4, dai. Andiamo. Ma siamo 3 e mezzo, ti ripeto. Io non so combattere. Esatto. No, ma neanche Mini, poverina, però... Lei, secondo me, in 2 giorni diventa più brava di me, di te, di... No, di me no... Diventa brava come me. No, di me no. No, no, di me no. No, ma a parte che io non so combattere. Con i cannoni sì. A piedi no. E secondo me Mini ha più potenzialità in quel punto.
Ma tu usi i cannoni in piedi, come la mettiamo? No, io sto seduto. Stai seduto? Sì? Tu Mi prendi siedo il sul cannone, poi cannone. prendi uno sgabello e ti siedi. Esatto. E come fai a mirare? Scusami. C'ho il mirino. C'è il mirino. 360 Sì. no scope. Che 360 no scope vuol dire 360 senza uno scopo. Palese, l'ho inventato io. Giubri, posso picchiarlo al lavoro? Ti stai chiedendo se puoi picchiarmi al lavoro? Lui mi deve picchiare al lavoro. Posso picchiarti io lei? Ha detto che mi può picchiare solo lei. Vabbè. Facciamo un contratto, ti do una percentuale. Vuole darti una percentuale? Di cosa? Boh. Di Dipende. schiaffi. Una percentuale di schiaffi. Povera Giubri, no, dai. Ma l'hai visto ieri sera che ha detto stipendio miseria? Sì, è misero. Senti, Misero! Ho preso una se ti dà sega una di parte so. di stipendio rimane povero. A parte che già una parte del mio stipendio andrà al fisioterapista, quindi. Vabbè, perché sei debole, ecco perché andrà al No, fisioterapista. de facto la verità è che ho i muscoli più forti dei miei tendini e quindi mi disfasciano di conseguenza. È che Vedi, sono sei troppo scarso. forte. No, sono troppo forte. Sono Mini, abbiamo OP. trovato un Midoriya Hirl. Ma questa isoletta c'è qualcosa, io non lo sento. Ok, quello del PvP si sta indirizzando verso Reaper Side Out, quindi io direi rallentiamo, arriviamoci con calma e vediamo lui che fa. Io direi andiamo lì addosso, Penso che scopriamo vada a qualcosa. Reaper. Ma perché Osgar Lamed è su un'isola? Perché mi ispirava, Vuole secondo me prendersi c'è una qualcosa. vacanza. Mi ispirava, secondo me c'è qualcosa e noi andiamo. Ciao. Bottiglia. Missioni ricevute. Immagini che ci fosse WhatsApp anche ai tempi dei pirati. Era questo. Vero? Solo che il messaggio arrivava a chi pareva. Ma a me è arrivato. Appena l'hai preso mi è arrivato anche a me. Quindi me l'hai inviato. Me l'hai inoltrato. Ehi, babe. Ti riferivi al maiale? Questo qua in mano. Ce n'è un altro. Lo faccio. Tre, due, uno. No, troppo. Chi è che sta mutito? Ho sentito starnutire. Chi è che ha starnutito? Nessuno. Chi è che ha starnutito? Nessuno ha Sarà starnutito, sei pazzo? il maiale. Ma sì, sto impazzendo. Meno male che oggi è il tuo giorno di riposo, perché Ah, ma c'ho sennò. il cane di fianco, magari è stato lei. Tra l'altro, settimana prossima è anche il mio giorno di riposo, il mercoledì. Davvero? Sì. Ah, però non è il mio. Sono cazzi tuoi. Comunque. È per questo che martedì sera facciamo Iper mega Oscar Wilde. Sapete cosa dovremmo fare? Diciamo la cosa migliore in assoluto. Sesso? Nintendo Beh, in siamo tre Sesso. uomini e una minima, quindi non Siamo tre credo. uomini in una gamba. Ah, intendevo, sarebbe ottimo trovare una scialuppa, quella con l'arpione, e mettere tutti i tesori lì. Quando arriviamo a Reaper Side Out, la nave va e uno si butta con la scialuppa a vendere. Magari Ma ce vanno in. l'abbiamo la scialuppa? No. Allora mi sa che non possiamo farla. Però magari se nelle isole vicino la troviamo, ci fermiamo un attimino. Vieni, G, Perché prendi la comunque fisarmonica, che manchi solo tu. fermarsi col galeone è La abbastanza. fisarmonica ce l'ha G. Quello Perché mancavo solo io. manca. Vieni qua, tamburino, che non ti sentiamo.
È questo quello che volevo da Sea of Thieves dall'inizio. Anche con gli animali. Beh. Ah, c'è Ice dietro che balla. Ah, dove è Yami? Non c'è. Cioè, infatti, manca Yami. Ma perché non hai tirato fuori Yami? Sai perché non ha tirato fuori Yami? Perché lui mi rispetta. Ah, è vero. La volpe. Adesso torna su senza tirare fuori Yami. Perché ha pensato al fatto che mi rispetta. Esatto. Però con tutti gli strumenti veramente belli. Vero? Vorrei non averlo di legno scrauso, però. Vabbè, col tempo. Abbiamo tutti quelli che ci rispettano, cioè ci rispecchiano. Ecco. Io sono andato a palette e basta. Ti rispecchiano? Quindi tu hai il tamburo perché ti piace ricevere le sculacciate. Tipo. Oppure un strumento di percussione. Estetica, non costrumento. A me gli piace essere pizzicata, a loro mi piace essere schiacciato. Il bagno è bello perché è tondo. A te piace essere sbirulato. Esatto. Comunque sì, la nave del PvP è proprio da Reaper, quindi continuiamo. Ah no, se n'è andata, è sparita. Se n'è andata, basta. Beh, cioè, ha chiuso il gioco o ha tolto la bandiera del PvP? Allora, io non so voi, ma io vedo ben due vele davanti a noi. Quindi sono due navi. Sì, eccolo lì. Sono due navi. Davanti a noi. Sì, proprio nell'isola lì davanti, che deve essere quella del Reaper. Sì. Sì, è vero. Lì. È vero, fortissimo. Le distruggiamo o aspettiamo? Allora, è uno sloop. Sono due sloop, questo... mi sa. No, uno è uno sloop, l'altro non lo so. Perché non può lo vedo essere benissimo. Che sia un'alleanza. Sono caduto in acqua. Perfetto. Mini, avanti, devi prendere una decisione. Che facciamo? Capitano, che cosa facciamo? Boh, ci schiantiamo da qualche parte. non lo so, volete combattere? Con tutta questa merce, capitano? Ah, considera allora che dobbiamo no. comunque riuscire a vendere allora entro no. mezzogiorno. Quindi abbiamo 20 minuti. O ce la prendiamo larga per 20 minuti, ma diventa... Allora, una mi sembra che stia quasi andando via, forse. O forse sta solo dondolando. Dobbiamo scegliere, ma in fretta. Allora, sono degli sloop, quindi se ci vedono arrivare col galeone probabilmente scappano. Ma sono alleanza? No, sono in due. Può essere che siano alleati perché non si stanno attaccando. O stanno combattendo sull'isola. No, non stanno combattendo perché... Cos'è? C'è uno degli due sloop. Cos'è che ci attacca? Aspetta. Mi sa che sta uscendo la del fantasma. No, mi sa che la nave degli scherzi. Oddio, qualcosa è. Se è il megalodonte, ignoriamolo. Ha sempre funzionato. Sì, ma mi sa che il megalodonte questo suono. Infatti dà la musica da boss. Comunque. Sì, potrebbe essere. Se è il megalodonte, ignoriamolo. Perché se era il Kraken ci aveva già bloccato. Sì, diventava tutto di sperma nero. Anche se di solito questa è da nave scheletrica. No, non è da nave scheletrica. Comunque noi ci avviciniamo sempre di più al Repressed d'auto, quindi sì. La risposta è combattiamo? La risposta è avviciniamoci e poi vediamo. E se loro decidono di combattere, però non possiamo pensare. Rispondiamo, carichiamo i cannoni intanto. Noi siamo a vivi e lascia vivere, se non ci lasciamo vivere li apriamo come delle cozze. Sì, vorrei ricordarvi che noi siamo in 4 e loro al massimo possono essere in 4, ma noi abbiamo 4 volte più cannoni di loro. Sì, ma loro sono molto più veloci ed agili, quindi se uno va a destra e uno va a sinistra... Hanno chiuso le vele e vedo dei fuochi d'artificio dentro uno degli sloop, quindi mi sa che sono pieni di tesori. A me sembra che vanno a fuoco. La lanterna sembra fuoco, ma no. Però diciamo che si sono parcheggiati molto bene, quindi se almeno uno li bombardiamo non dovrebbero riuscire più a muoversi.
perché non si sono messi in una manovra di rapida fuga. Intanto puntiamo ad avvicinarci, magari prendiamo un sacco di ricchezze. Non abbiamo barili di polvere da sparo, che facevo i kamikaze come ieri. No. Ah, peccato. Fa sempre comodo averne uno, vedi, lo dico sempre. Ciao. Ma è un'arma a doppio taglio, ci prendono bene la nave ed è finita per noi. Sì, però ieri abbiamo fatto una gran manovra, cioè loro stavano girando in acqua, hanno visto una nave che li inseguiva, io sono andato sull'isola, ho trovato un barile di polvere da sparo, mi sono buttato in acqua mentre la nave li inseguiva e li ho affondati. Uno se ne sta andando. O sta venendo verso comunque sì, no, è un'alleanza perché hanno la bandierina dell'alleanza. Ecco. Facciamo anche noi l'alleanza, così ci guadagniamo. Non credo così. È partito, sta venendo verso di noi. È una capitanata, no, ma non viene verso. No, aspetta. Ha abbassato le vele. Ha abbassato anche l'ancora. Tanto abbiamo un abbassato albero. Tutto. Si sono rifermati. Mi sa che stanno sull'attenti. Si sono messi proprio a favore di cannone. Abbiamo un albero che era rotto, ho dovuto riparare, quindi... Fantastico, siamo proprio pronti per combattere. Ah, Patronus Charm! È una nave capitanata. Sì. Quindi che facciamo? Giriamo porte? Cioè, io tipo. Io andrei verso, che capiscono che abbiamo intenzione di andare lì. Quelli ci sparano. Usciamo dal loro range cannonico. Sì, cioè, quantomeno mettiamoci a favore di cannone, non li andiamo proprio per dritto. Sì, noi ci sparano dritto, noi. Esatto. Sì, perché lui ci ha mostrato il fianco, quindi vuol dire che è sull'attenti. Spariamo un flare. No, flare bianco. Vabbè, un flare bianco, sì. Flare bianco si può fare. Aspetta che scarico una palla di cannone. Prego. Ora rimetti il cannone. Ma era bianco! Certo che è bianco. Merda, hai tolto i colori a tutto il mondo, merda. Adesso vediamo se ci rispondono. Quindi mi raccomando il fianco però, eh. Io non vedo più. Per caso una delle navi è sparita? Sì, ma tutte e due, no, una hanno sola. Sparato una palla di cannone. Male. Stanno sparando tante palle di cannone. Ma contro. Non contro di noi, contro qualcosa. È contro... vero? Contro di loro. Il forte. Stanno sparando a vicenda. No, contro il forte sparano. Contro il forte? Cioè, contro l'isola. No, mi sa questa era contro di noi. Ma non sono molto bravi. No, stanno sparando. Anche perché sono lontanissimi. Ah no, è l'isola. No, la nave hanno sparato. Hanno sparato la nave. Quale nave? L'altra non se n'è andata, è lì che la stanno distruggendo. Oddio, è vero, ma è affondata. L'alleanza! Ma che cazzo? Ora ho paura. Ma sì, le alleanze tra pirati non esistono. Quindi che facciamo? Ci avviciniamo. Niente, andiamo. Adesso sono contro, arriviamo. Guarda noi. Te. Ma perché sei arrivati tardi, pronto, come sempre. Invece di scrivere ciao Val, devi venire. Ha messo le vele. Ha messo le vele. Se ha distrutto l'altro non sarà gentile con ragazzi, noi. Ragazzi, confermate a Proto che Maria c'era e che non l'ho scammato? Sì, c'era. Ecco, visto? Maria c'era, è vero. Ma tu non c'eri. Quindi attenzione però, alla sinistra che ci sta avvicinando pericolosamente all'isola. Mi carico di palle. Tenetevi... Ti carichi di palle... Gio, ultimamente te tra quelle cose che dici in giro, che ci stiamo provando, che dici qua, è preoccupante. Paura Potter? Sì. Ma questa è l'isola dove ci dobbiamo fermare, sì? Sì. Sì. E stiamo andando qua? Sì. Quindi non stiamo a favore di cannone. E li stiamo andando proprio contro in fake. Giro. Beh, spariamo? No, aspetta. Ora vince chi spara per primo. E loro, cioè, noi siamo a favore e loro no. Quindi, no, anche loro hanno il fianco verso di noi. Ma che bella la loro nave! Yeah, what's up, dudes? We're done. You can grab all the supplies. If there's any treasure, you can have that as well. Che ha detto?
Ha detto che non sono. Qualcuno gli parli. Ma in che lingua hanno parlato? Inglese. Ha detto che hanno finito, che stanno tipo facendo scorte e se ne vanno. E che possiamo avere qualcosa di non so cosa, però. Ok, bene, ora parlate. Come si parla? Beh, gli scrivo. Sparandogli in faccia. Ciao. Qui il saluto è che ha sparato all'altro, se è così amichevole. Ma secondo me è boss. Infatti. Non bisogna mai fidarsi dei tuoi. Io vado contro perché aspettare se facciamo tutto il giro. Già. Allora, le palle di fuoco ce le ho? Sì, vado. Io vado a riparare la nave nostra. Sì, esatto. Mini, tu parcheggiati, io no. Riparo, noi andiamo a... Oh no! Ah. Cosa, Mini? Mini, non andare contro l'isola. Oddio, evitata. Non c'è niente da riparare. Ci siamo fermati. Perfetto. Butta l'ancora magari. Non so, oppure no. Butta magari chiudiamo. Andiamo a piedi. Andiamo a piedi. Balla che deve uccidere sempre anche me, io non lo capisco. Ballo, non uccidere Kuro. Però Mini, rimani sulla nave tu. Sì. Ci sono morto io. Ragazzi, attento, ci sta venendo verso di voi, Ma come? Ha ucciso me Kuro, cioè, o meglio, io ho ucciso Kuro per sbaglio, ma... La sua nave sta andando a fuoco, comunque. Se è riuscito a ucciderlo, non ce l'abbiamo più in mezzo ai piedi. No, non l'ho ucciso. È contro di me. Sto arrivando. Cosa sarebbe a dire contro te? Stai combattendo? Sì. Allora, nave sta... Allora, nave sta... Nice! Ha detto nice! Dovremmo andare tutte e tre insieme, anziché fare uno per uno come proprio nei film e nei giochi. Sì, esatto. Oh, ora ho fatto te. Che adesso tutti, tutti dispari. Dov'è che siamo? Chi è che c'è? Io sono nel traghettatore. Sono dentro il traghettatore. Io ho paura che mi viene a in nave. Ma io non so, è da solo. È da solo? È da solo. Siete fatti minare da uno solo? Sì. Vini, se no, se riesci, vendi. Tu vendi. Aiuto. Ma con calma, vendi un po' per volta. Ci sono anch'io, Bal. C'è uno lì. Esatto. Noi dobbiamo solo fare precisione. È che non so a chi devo andare a vendere. Non devi andare a vendere, perché se ti becca per strada vende lui. Ma sì, no, vabbè, a parte c'è un altro. Occhio pure. C'è un altro. No, come ce n'è un altro? Dov'è? È qui sotto. Ma era da solo. No, sono in due a quanto pare. Sta arrivando Oscar. Non farti uccidere. È troppo tardi. Noi dobbiamo solo creare pressione. Perché loro sì, non tanto si possono muovere, sta siamo andando. Siamo a posto. Io ti aspetto, Val. Sì, se poi arrivassero anche gli altri. Non so cosa stanno facendo. Attento, arriva. Mi sta correndo in faccia. Aspetto che c'è l'archibugio. Mi ha ucciso forte. Beh, io uccido lui. Sì! Vabbè, però Paola, ma perché ti sei... Tranquilli. Ero lì. Poi. Cosa sta succedendo? Ora non si è lasciato morire. La loro nave va a fuoco. Sì, è quasi completamente distrutta.
Vedi, dare fuoco è sempre la soluzione. Più che altro dobbiamo riuscire a farla affondare subito, così loro non respawnano più e noi possiamo vendere tranquilli. Quindi secondo me puoi incominciare a vendere effettivamente, perché cioè, non credo ci possa. No, no, dobbiamo dopo diventa una missione scorta il presidente. Vabbè, però se perdiamo tempo magari arriva un'altra nave, non... Non è che ci diamo l'ora e poi siamo dobbiamo semplicemente non arrivare una alla volta. Guarda, vieni a vedere che bella la loro comedia. Che adesso affonda. Sì. Che problema. Sa che loro sono morti per sempre, perché vedo che non stanno più rigenerando. No, la nave sta affondando. Io però entrerei a prendere... È affondata? La roba. Se riesci senza morire. Ma non credo, secondo me è già venduto tutto. No, intendevo delle palle di cannone, tipo. Che non mi fa fare, quindi direi affondata. Non mi fa più interagire. Ok, possiamo vedere. Ci avviciniamo con la nave da quel lato lì? Sarebbe meglio perché è più comodo. Allora. Made of flame. Spingimi. Ci hanno provato. Nice, non compra gli scettri della sirena. Mini, hai mai visto uno scettro della sirena? Sì. Quanto è figo. Pure. Molto bello. Isekai. È anche potente, ma è lento a caricare. È vero. Però sciotta, figa. Ah, se ci becchi, sì. Comunque, vedete se c'è da riparare. Ma non mi pare. Non dovrebbe. Io vado, inizio a portare i forzi. Anch'io. A sinistra, Ball, che stai a fa? Faccio il giro dall'altra parte. Dove li mettiamo? Ma non ragazzi, se venite di qua siamo più diretti. Sì, no, infatti io sono andato a sinistra, ma ok. È che ho troppa velocità. Dove poggiamo i forzieri per... Mettili vicino alla punta, credo. Sono super gasato perché è la prima volta che vinco una battaglia. Ah, sì. L'isolotto. Non l'avevo visto. Ecco perché guido io. Ragazzi, siete un po' lontanissimi. Sì, arrivo, devo girare l'isolotto che sono qua. Non trovo la cosa di legno. È un po' come dire mi sto parcheggiando, però vado a fare manovra nel vicinato vicino. Esatto. Mi sono incastrato sull'isolotto. Il buco della... Il galeone non lo so paura. Allora, tiriamo su sta vela che non mi serve. Tiriamo giù quest'altra invece. No, come tiriamo su questa leva? Le avevate giù su tutte. Vela, non leva. Sì, ho sbagliato, però intendevo la vela, ok? C'è una nave, di fatto. Guarda un po'. C'è una nave. Siamo incastrati. Ma oh no. Date vela, okay. Date vela, ci scastriamo. È pieno di barili qua. Ma c'è l'ancora per caso? Non credo, no? No. Abbiamo sollevato. Perché non ci scastriamo? Ragazzi, ma tra l'altro quello lì, visto che era capitanato, no? Dovrebbe esserci il suo diario da vendere al Reaper. In teoria sì. Prima di tutto dobbiamo riuscire a staccarci da sta secca. Ah, ci stiamo muovendo piano piano. Preparatevi piano, perché quello ci viene dritti contro, Chi? No, che palle, non è che è lui di nuovo? No, non può essere lui. Oddio. Possibile. Beh, chi l'ha detto? Ma... Questi forse ha deciso ci vogliono che adesso vuole vincere. Sì, è lui. Sa proprio di sì. No, sembra un bambino. Dalla voce. Sembra un bambino. Che dice? Che io non sento. Attenzione. Madonna. Ragazzi, non perdete. Io sto vendendo la roba degli altri. Ci stanno prendendo le cose. Non possiamo del bambino. E invece mi ha ucciso. E per me ha ucciso. Ma mi ha sciottato proprio. È andata. Mi ha ucciso anche a me, non ci credo. Quindi siamo morti tutti e tre? No, sì. Io sono vivo.
Vabbè, però non tu non c'eri. No, è che erano due bibbi proprio, cioè almeno dalla voce. Ma la luce rosa, yeah! Ho dato fuoco alla loro nave. Bravo. Bravo. Dare fuoco. Però mica stiamo affondando, non è vero? Per il momento no, però ci hanno bucato parecchio. Oddio, affondati. Mi sa che è andata anche la nostra. No, come? Perché è uscito? No! Vabbè, facciamo una nuotatina, la recuperiamo la roba, giù. Ci metteremo un po'. Ma senza essere Reaper, quindi... Ah, no, vabbè, meglio di niente. Mi dispiace, no! È ancora vivo quello! Cosa vuol dire ancora vivo? Era qui che mi sparava, adesso è morto. Oh, lo squalo! Vai. Oh, ma ce l'hanno tutti con me! Ok che la live è mia, ma non dovete rompermi con loro. Ma sembra FNAF quello che sta sentendo. No, infatti, che se... È ancora è vivo? Morto lì. Dov'è il ragazzino che parla ancora? Qua. Tutta quella piccola merdina. È morto, l'ho ucciso? Sì, squalo! Non sente più. Sentila come urla. Dio. Già portiamo la roba. Dove? A Reaper. Ma scusa, noi, aspettate, quando noi andiamo lì possiamo votare per diventare mietitori, quindi almeno vendere ci dà qualcosa in più. Vero. Magari non ma c'è il bonus della raccolta della bandiera, però. Come facciamo a portare tutta sta roba? Dobbiamo nuotare. Avvicinatela, iniziate ad avvicinarla prima che despawni. Porca puttana però, dai cazzo, è arrivato un bimbo e siamo affondati. Due bimbi. Siamo fatti affondare. Ma era uno palese. No, erano due, li ho visti. Uno sparava e l'altro è venuto sulla nave. Tra l'altro non sapevano manco guidare, si sono schiantati sulla roba, gli ho tirato tre bombe incendiarie e sono affondati. Vabbè, erano due bimbi e noi eravamo quattro adulti e ci siamo fatti inculare così, col galeone tra l'altro. E loro avevano uno sloop. Siamo la vergogna. Io sto avvicinando un po' la roba in mare. Bravo. Qualcuno dovrebbe venire proprio su Reaper Side Out a capitanare a guardare la roba che portiamo. Perché se arriva qualcun altro ce la vende. Non ho capito. C'è uno squalo dietro di te. C'è uno squalo. Ma che cazzo vuol dire? Ahia, non sono morta, no. Come cazzo stai parlando, Mini? Ma mi ha ucciso. Gna. Non parlerò mai più in vita mia adesso. No. Sto morendo di fame, cioè di... Stai morendo di vita? Muori. Lo squalo mi stava inseguendo. Ma quanti squali ci sono? È già il terzo. Raccolgo squalo. Mangio. No, crudo? Sì. Ah, vomiterà. Cazzo mene. Che cazzo mene. Ho un po' più di vita. Ma non avvicinarla e basta. Arriva sull'isola. Ho paura che... Non facciamo in tempo. Comunque in realtà devo andare. No, facciamo in tempo. Ma sì, dai, abbiamo un minuto. Mia sorella mi sta già... Ma abbiamo la bandiera che possiamo ridarla. Ma tu hai aperto la porta, non devi minacciare. Anzi, tu devi minacciare lei. Esatto, comandi tu. Fino a quando non ti fa un favore, comandi tu. Esatto. No, vabbè, ma sono troppe cose. Come facciamo? Hai detto so troppo. Io non ho capito cura dove cazzo è. Mi hanno distrutto. Sono morto. Stai tornando. Ma stai arrivando con la nave tu. Sì.
da quindi solo. Se devi andare puoi andare, magari non uscire dal gioco così. Esatto, che non so. Ci pensi a noi a vendere. In teoria per un po' diventate emissari magari. Sì, vieni sull'isola, Mini. Vieni sull'isola a guardare il nostro serve la maggioranza per diventare emissari, quindi quindi dovrei andarci anche io. Voti. In tre dobbiamo votare. Aia, sono morto. No. Niente, ci serve la nave. Continua a portare la roba G. Ah, perché ti sei lasciato morire? No, mi ha ucciso lo squalo. Ma potevo rianimarti. Ah, non facevi in tempo. Ho ucciso lo squalo. Ti ho vendicato. Sì. Vedo cura con la nave, tra l'altro. Vedi un'altra nave? No, vedo cura con la nave. Ah, Silver Song, sì! Dove devo fare la cosa per... Me ne devo andare, quindi se mi dite... Devi andare proprio dal Reaper dentro. Il cavolino. E lì voti per diventare emissario. Ragazzi, io ho paura che despawni tutta la nostra roba. C'è un cavolino. Certo, cura che se vai avanti con una vela sola. Mi sa che non posso. Ma da solo è un po' difficile. Amici, venite qua invece che attraccarvi là. Mi sa che non posso, però ragazzi io niente, non ho capito cosa devo fare, devo andare. Ah, lascia per il gioco e ci pensi a noi, così fai soldi. Ok. Oh, vedi tu. Ciao. Va Mini. Bene. Ciao. Ciao, nel caso da dopo. Comunque c'è una nave dietro di noi, di bot. Ah, vabbè. Ma di bot che cazzo mene? Vabbè, molto vicina, poteva decidere di attaccarci. Per e potete venire di qua, da questo lato dove c'è piccolo Ned. Non sappiamo che lato è. Dove vedete il mio nome? Se John lo svelto? Penso di sì, se non è Mini John lo svelto sono io. Ecco, faccio. Perché Mini è sopra l'isola, io sono in mare. Allora siamo puntati già giù. Ragazzi, c'è la roba che sta affondando! Come la roba sta affondando! Devi spostare la prima. Ma va, è andata a fare il culo anche! Cosa? Perché hai cambiato la luce? Quando ti avvicini la vita è così. Amici, ci stanno affondando i forzieri. Toccali, io sto cercando di riportarli su. Abbiamo perso tipo tutti i teschi, ragazzi. Beh, i teschi sono riempiti d'acqua. John, io non ti vedo, cioè non so dove. Io lo vedo, perché no? No, anch'io, ma non ho capito la distanza. Okay. Ma secondo me sotto va a buttare l'ancora. Sì, ecco, vedo i tesori là. Gira. Anzi, butta l'ancora che ce l'abbiamo davanti. Oh, che palle! Dobbiamo fare un po' più. Chi è? Sono noi. No, le sirene mi stanno attaccando. Ma le sirene? Sì! Oggi tutto quello che ci può attaccare ci attacca. È incredibile. Lo squalo pure! Che palle! Secondo me perché sei stato troppo in acqua? Sì, ma sta iniziando a girarmi le palle. Stava andando tutto bene. Poi bimbo culo! Miau! Siamo esplosi. Bimbo culo! Adesso devo andare al lavoro incazzato. Beh, ora vorrei dire, ma io l'avevo detto. Ma che cosa avevi detto? Dico, Mini, comincia a vendere perché magari arriva un'altra nave. Poi la intercettavo, ed era finita. Prendo io. Avvicino un po'. Ci stanno sparando. Prendo con l'altro arpione, dai. Non posso prendere con l'altro arpione.
io perché? Perché sono in questa avventura? Perché è bello. Che cos'è? Ah, hai preso un pezzo di squalo. Aia. Mi hai fatto tipo sbavare un sacco. Ho bisogno di girare il pelo. Eccola qui, un'altra nave. No, che palle. Vabbè, direi che ora è veramente finito. Mi sa che sono i bimbi di prima. Ma che palle, sì che sono loro. Ora che stai facendo? Cioè, minchia, l'abbiamo crivellato, dai. Bisogna controllare che non siano vivi in acqua loro, però, eh. Una morta. Uno è vivo. Uno sì, sicuro, si sente. Mi stanno sparando pure... io inizio ad andare a vedere, ragazzi. Sì, meglio. Sono sì, ma dove cazzo è il Reaper? Non ci arriverò mai. Ma? È ancora vivo? È certo che è ancora vivo, lo senti? Senti sbavare? Ti sta appunto... Madonna, che mira! Tirami su, salvo. Mi sparano, mi sparano, mi sparano, mi sparano, mi sparano. Entrambi li hai uccisi, okay. E allora chi cazzo ci sta sparando? Io sto sparando a loro. Ah, ecco. Cura, torna indietro. No, li uccide appena il naso. Scusa, come fa a non essere ancora affondato sto sloop di merda? Ah, bella domanda. Quasi comunque, Vuol dire affondato. Perfetto. Che cazzo è che parla? Sono morti, dai. Dati? Oh, che palle. Ci avviciniamo per favore. Non recupereremo più tutta sta roba. Ma sono barili. No, ci sono anche dei tesori. Ah, ecco, cura, mettemeli sull'isola così riesco a prendere. Prendi. Dai, raga, che devo staccare anch'io. Dai, ne manca una, prendi quella cura. Ah no, c'è anche un paio di teschi. Ma i teschi, mandiamoli a fare in culo i teschi, dai. Non facciamo gli avidi che tornano i bimbi merda. Infatti mi hanno sparato. Tocchi. Ma è ancora vivo, sarà lì in mezzo alle onde da qualche parte, sicuro. Dai, tornerà indietro, perché tanto da solo che vuole fare. Dai, vediamo di vendere, schiantiamo il galeone contro il Reaper, tanto... E là! Mi ha colpito, e io non so se ho colpito lui. Comunque l'ho visto. Ancora. Amici, potrebbe salirci in faccia, Probabile.
Dai, provo ad andare a uccidere, ce la fai tu da solo, ma... Sì. Ti aiuto. Dov'è questo bimbo? Era vicino all'isola. Hi, please. Certo. Chi l'ha scritto? Voi? Oh, no, lui. Il capitano. È dietro di te, bro. No kill, certo. Ci hai distrutto la vita. Hai distrutto tutti i nostri piani, no kill. Chi c'è al timone? Su. Ok, ucciso. Che mini. Dov'è il tipo? È morto, è morto. Morto? Sì, sì. Dai, cazzo, andiamo a vendere sta merda. Ma io regolo la vela. Ah no, cosa stai facendo pure? Andiamo lì con. Ah, io voglio proprio. Ma solo che c'è un lato da cui è più comodo arrivarci, perché sennò dobbiamo fare tutto il giro della capanna. Ah, da qui non vedo nulla, vabbè. Mai siamo più. Io mi butto sull'isola, che c'è un po' di roba da vendere. E inizio. O prima facciamo l'emissario. Diventiamo l'emissario. Sì, però ragazzi, dai, che palle. Che palle di partita. Cioè, mi sono divertito un botto, però che palle di partita il finale. È stato... Sì, il finale è stato un po'... Dai, ball, buttati. Cioè, che alla fine il gioco è quello, per l'amor di Dio. Però quando iniziano a diventare insistenti, che devono rompere il cazzo. Ah, i ragazzini, cosa vuoi che fa? Manca un voto. Arrivo. Poi Mini è entrata nel panico. Oh no, devo mangiare, amici, no, dai. Vota il Reaper. Vendiamo. Ma poi perché la nave non va più avanti di così? Ma perché le vele sono chiuse, secondo me bisogna abbassarle un po' e spingere. Spingi. A mano. Ma c'è Mini che è seduta vicino al Reaper, guarda lì. Sono amici. Adesso gli do la nostra bandiera. La nostra vecchia bandiera. Ok, portali sul sulla punta. Ma ci ha dato un oro per la bandiera. La nostra bandiera di rango 4. È perché era vecchia. Forse perché è la nostra. Cacciate giù, io glielo porto. Cioè, cacciate giù magari però dentro sull'isola. Purtroppo ci ho provato, ma la nave non va andata dritta. E prova a farlo sull'asse, cioè quel sul davanti. Ma ti porta su sopra una pietra. Sì, conviene in acqua. Provo a metterla, spostarla ancora. No. Adesso vendiamo. Io e Balmut vendiamo, tu ce li cacci in acqua. Aspetta, qua c'è della roba. Ah, c'è un altro scettro. Lo scettro lo accetta, sì. Non credo, non lo so, non l'ho mai venduto. Arrivo. Stiamo finalmente vendendo. Anche se abbiamo alzato la bandiera, non ci sta dando il bonus. Perché no, sì, il valore emissario però si sta alzando. Solo quello, però... È sempre meglio che niente. Sì. Che poi non so cosa serva il valore emissario, però lo voglio. Più è alto e più ti paga. E allora alziamo quello per un futuro. Poi stiamo alzando anche il rango. Finito cura? No. Ma come no? Altre tre o quattro cose. Dovevi dire di sì.
Ah, adesso i teschietti pure. No, comunque bello, solo con te, proprio. Ehi, le più grandi avventure si vivono con il capitano. Bello che mi dà fastidio come i giocatori appena vedono galeoni invece di cagarsi addosso dicono adesso voglio allungarmi la minchia di 2 centimetri. È vero. Io quando vedo un galeone... No, ha lasciato la ciurma per inattività. No. Eh sì, probabile. È durata anche troppo. Di solito vabbè, ha fatto un po' di... No, comunque non li accetta gli scettri delle sirene. Io lo lascio qua. Finito cura, quindi? Sì. Perfetto. Dai che devo andare a mangiare, che Giubri ha preparato. Oh. Giubri... Bravo, Giubri. Vabbè, se vuoi puoi andare, eh. Tanto c'è rimasta poca roba, quando ti despawna ci vuole. Sì, noi ti buttiamo fuori dalla ciurma, veniamo io pure. No, vabbè. Facciamo come commini, se devi andare vai. E poi sì, sono rimasto prima di andare al lavoro cose. Passa a portarmi da qualcosa che ha preparato Giubri, per farlo. Certo che no, vieni a lavoro se lo vuoi. A parte che devo ancora timbrare l'uscita di ieri. Sì, tu sei ancora in azienda. 600.000 ore di straordinario. Rango 1, segreti rubati. Dai ragazzi, è stato stupendo. Sì, anche alla fine fa parte dell'esperienza, direi. Esatto. Potevamo forse fare delle scelte strategiche migliori, ma l'inesperienza. Quando finite di vendere, cacciatemi dalla ciurma. Ah, sì, sì. Ma tanto chiudiamo direttamente il gioco. Ma io rimango dentro. In due. Giusto, rimani in una ciurma da solo. Ma non voglio. Vabbè, dai, aspetto. Tanto due robe. Tanto l'ultima cassa abbiamo da vendere. Questa. No, sono altre tre. Ah sì? Dove le hai messo? Le care stanno in acqua, prima quando la nave era ancora un po' più fuori. Madonna che palle. Ah. Dai che a mezzogiorno e mezzo dovevo partire, che devo pure riportarla a casa in YouTube. Mando in macchina. In realtà devo anche cagare. Caga in macchina. Minchia, fuori dal finestrino. Ora. Sì, mentre dentro guidi e mangi. Cioè Giubriti in bocca mentre tu col culo fuori dal finestrino caghi e guidi. Tutto così immediato ovviamente. Bene, puoi andare. Abbiamo venduto tutto? Finisce il caricamento qua. Abbiamo venduto tutto. Posto. Arrivederci amici. Grazie di aver partecipato. Come mai più? No, mai più, mai no, più. No, no, scherzo. Un'altra subito. Va. Anche adesso. Prendi ferie, lavoro, via. In ferie, subito. Vabbè, dai ragazzi, ci sentiamo stasera, direi. Buon lavoro. Yes. Se ci siete. Ciao, ciao. No, probabile. Ciao, ciao. Bene, allora. Qua chiudo anch'io. Curati, ringrazio di aver partecipato. Ragazzi, ringrazio tutto la mia chat che pian piano è andata scemando, ma ormai è mezzogiorno normale, saranno tutti che mangiare. Non si sono visti di tutti. Vabbè. Sì. Sono persi tutti. Dai. Io e te ci sentiamo più tardi, cura. E niente, tanto oggi sono a casa. Che male braccio. Ciao a tutti!